Vai. Io vado più di inizio, andiamo. Allora, pochi, ma vabbè, buon pomeriggio a tutti. Mi è solo un breve saluto, perché poi dell'iniziativa vi parlerà Marco Botticchio, che è l'ideatore un po' di questa, chiamiamola usanza, tradizione che ormai il comune di Ossimo ha introdotto. E innanzitutto doveroso ringraziamento a voi che avete partecipato, al maresciallo Giannangeli e all'avvocato Silvio Botticchio, la presenza anche oggi del vice sindaco e soprattutto Marco Botticchio per quanto sta facendo. L'iniziativa è stata iniziata l'anno scorso, è un po' una presa di coscienza di quello che è il municipio come istituzione per voi che siete nell'anno dei 18 anni e che dunque raggiungete la famosa maggiore età e che vi porta oltre a certi doveri anche dei diritti che ovviamente sono poi normati e regolati anche da questa carta costituzionale che è la nostra Costituzione, di cui poi ci parlerà ampiamente Silvia. Nel nostro intento c'è anche sentire un po' cosa c'è da suggerirci i carabinieri, visto che loro sono un corpo delle forze armate della nostra Repubblica, e magari qualche suggerimento. Io so che a chi raggiunge la maggiore età c'è sempre da dargli. Per la verità vi dico che io è un po' che ho passato questa età, 18 anni, ma i suggerimenti li ascolto sempre volentieri e speriamo anche di metterli in pratica nella maniera giusta, il più possibile insomma. E quindi lascerei la parola a Marco Botticchio. Vi ringrazio ancora per averci onorato dalla vostra presenza e sentiamo un po' cosa. Prima farei magari fare un'introduzione di quella che è la Costituzione italiana da Silvia e due parole da parte dell'Arma dei Carabinieri, dal comandante, di modo che diamo un attimino un po' di ruolo, di istituzione, di importanza sia alla giornata del 2 giugno, che non è una giornata così a caso e avremo modo di capire il perché se non lo sapete, e sia per appunto dare un pochino di importanza al fatto dell'essere maggiorenni, come ha detto giustamente il sindaco, con i diritti e soprattutto i doveri che ne conseguono. Non so se non... Sì, va bene, ringrazio innanzitutto il sindaco e l'amministrazione comunale per avermi chiesto anche quest'anno di prendere parte a questa iniziativa, che sono contenta sia stata istituita come appuntamento annuale per festeggiare i giovani diciottenni. Anche perché ritengo che conoscere la Costituzione serva sicuramente ad avere una maggiore consapevolezza delle nostre origini, delle nostre radici, e avvicinarsi anche ai valori che la ispirano può sicuramente contribuire a forgiare dei cittadini con un maggiore senso civico e con un maggior rispetto per il nostro Paese. Vediamo a questo punto, vabbè, brevemente come nasce la nostra Costituzione. La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1 gennaio del 1948. Fu stilata e approvata dopo un lungo dibattito svolto dall'Assemblea Costituente, un connubio di menti eccelse appartenente ad una pluralità politica che per questo motivo la rese al di sopra delle parti, e dopo un lungo dibattito culturale che coinvolse l'intero Paese. L'Italia era reduce da una dittatura, quella fascista, che era durata un ventennio e aveva ridotto la nazione allo stremo. Dopo il referendum del 1946, che sancì praticamente la fine della monarchia, occorreva comunque risollevare il nostro paese dalle macerie e gettare le basi di una nuova convivenza civile su cui edificare il proprio Stato. La Costituzione della Repubblica Italiana subentra allo Statuto Albertino del 1848, che dopo 100 anni di vita era ormai giunto al suo definitivo tramonto. Lo Statuto Albertino era una Costituzione concessa dall'alto, dal sovrano ai propri sudditi, e per quanto costituisse in realtà la risposta che reca
Carlo Alberto, stava dando ai moti insurrezionali che si diffondevano in quel periodo in tutta Europa, in realtà è nata senza alcuna consultazione democratica. La Costituzione della Repubblica Italiana invece nasce dalla prima grande lotta di popolo in Italia. Furono i nostri partigiani, coloro che avevano imbracciato le armi in quel periodo, coloro che avevano patito il confino e soprattutto erano stati perseguitati nel carcere fascisti ad elaborare la nostra Costituzione. Quindi essa è la legge fondamentale dello Stato e si colloca al vertice del nostro ordinamento giuridico. L'Assemblea Costituente ha dunque voluto porre l'uomo, i suoi diritti, i suoi doveri, al centro di un'attenzione universale cui tutto il mondo ha l'obbligo di guardare. La Costituzione è costituita da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali. Dopo una prima parte che viene dedicata ai principi fondamentali, ne segue un'altra che è dedicata invece ai diritti e doveri, che viene articolata in rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici. La seconda parte si occupa invece dei complessi meccanismi che regolano l'ordinamento della Repubblica, quindi si occupa del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della magistratura, delle regioni, delle province, dei comuni e delle garanzie costituzionali. La Carta Costituzionale riconosce dunque i diritti e i doveri fondamentali dell'uomo, quindi anche le libertà principali, la libertà di movimento, la libertà di religione, la libertà di stampa, il diritto di sciopero, tutela le minoranze linguistiche, tutela il patrimonio storico-artistico della nazione, sancisce la parità tra uomo e donna, pone la politica di sopra dell'economia e il principio della solidarietà sul profitto economico individuale. In sintesi, la Costituzione sancisce le regole del gioco democratico all'interno del quale poi si collocano tutte le nostre libertà. Tuttavia, però, non dovete pensare che la Costituzione sia stata completamente attuata. La Costituzione è solo in parte una realtà. Se noi, ad esempio, prendiamo l'articolo 34, che dice i capaci, i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi alti degli studi. Ma se questi mezzi non ci sono, se poi facciamo riferimento ad esempio ad un altro articolo, che è l'articolo 3, che per voi giovani dovrebbe essere forse il più significativo e il più importante dal momento che avete ancora un avvenire davanti, l'articolo 3 dice: compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È dunque compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti. Solamente quando questo disposto sarà attuato, allora si potrà dire che anche l'articolo 1 della Costituzione, che dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, avrà avuto una sua attuazione. Quindi, fino a che non c'è questa possibilità che ogni uomo viva con una giusta retribuzione, che tutti gli uomini abbiano dei mezzi adeguati per sopravvivere, che tutti i ragazzi abbiano diritto di studiare, e allora non si potrà parlare di un'uguaglianza di fatto, ma si potrà parlare solamente di un'uguaglianza di diritto. E non si potrà nemmeno dire che siamo in una democrazia in cui tutti possono fornire il proprio contributo ad un'evoluzione del Paese. Quindi, cioè, capite da questo che la Costituzione in realtà è ancora in parte un programma, è una speranza, è sicuramente un lavoro da compiere ed è un lavoro che dovete attuare soprattutto voi giovani. Quindi avete davanti un lungo cammino e avete davanti tanto lavoro da compiere. È stato detto giustamente che le Costituzioni, quindi non solo la nostra, le Costituzioni in generale contengono una polemica. Perché se noi guardiamo al di là della formulazione fredda di quello che sono gli articoli, in realtà troviamo sempre una polemica che normalmente è una polemica verso il passato, verso il regime vecchio da cui è emerso il nuovo regime, quindi verso quel periodo in cui tutte le libertà venivano sistematicamente disconosciute. Ma c'è anche una parte della Costituzione che in realtà è
nasconde una polemica verso invece quello che è il presente. Perché se noi torniamo ancora per un attimo all'articolo 3 della Costituzione, dove si dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, allora a quel punto si riconosce che questi ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana in realtà ci sono ancora, non sono ancora stati rimossi. Quindi questo significa che c'è anche una polemica dissimulata dentro questi articoli, che è una polemica verso l'ordinamento sociale attuale, che va dunque trasformato attraverso questo strumento di legalità che è stato posto nelle mani di tutti noi cittadini. Quindi la nostra è sicuramente una Costituzione che guarda al futuro, è una Costituzione progressista, è una Costituzione che mira alla trasformazione della società. Tuttavia però la Costituzione non è una macchina che va avanti da sé. Per farla funzionare, per farla andare avanti, bisogna metterci il combustibile. Significa che dovete metterci il vostro spirito, dovete metterci il vostro impegno. Ognuno di noi deve metterci la propria responsabilità. Troppo spesso si fa un'offesa alla Costituzione, che è l'indifferentismo politico, no? Spesso questo indifferentismo politico, cioè il fatto appunto di disinteressarsi completamente della politica, è una malattia che colpisce soprattutto i giovani. E in realtà non mi sto riferendo a voi, perché già il fatto che oggi siete venuti significa che avete un senso di responsabilità e significa che volete comunque mettere all'interno di questa Costituzione il vostro senso civico. Però troppo spesso si sente chi se ne frega della politica, si sente dire la politica è una cosa brutta, ed è proprio questo l'indifferentismo alla politica. Per farvi capire meglio che cos'è, voglio raccontarvi una storiellina che probabilmente molti di voi conosceranno, ed è quella dei due contadini che attraversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno era nella stiva e stava dormendo, l'altro invece era sul ponte. A un certo punto vede il mare in burrasca, si preoccupa, si gira verso il marinaio e gli dice: ma siamo in pericolo? E il marinaio gli dice: se il mare continua così, fra un'ora il bastimento, il piroscafo fonderà. Allora, preoccupato, cosa fa? Scende nella stiva, chiama l'altro compagno e gli dice: ma lo sai che se va avanti così il mare in burrasca, fra un'ora affondiamo? E l'altro compagno gli risponde: chi se ne frega, il bastimento non è il mio. Beh, questo sicuramente è l'indifferentismo alla politica, però c'è un problema: se il bastimento va a fondo per tutti. Ed è per questo che bisogna impegnarsi, bisogna mettere la propria gioventù, il proprio spirito all'interno della Costituzione, per fare in modo che questo bastimento a fondo non ci vada. Perché è bello, è sicuramente comodo, la libertà c'è, noi viviamo in un regime di libertà. Tuttavia però l'importanza della libertà incominciamo a capirla quando questa viene a meno, quando si sente quel senso di asfissia che i nostri padri costituenti hanno sentito per anni. Ed è proprio per non dover sentire questo senso di angoscia che su tutte queste libertà sancite dalla nostra Costituzione bisogna costantemente vigilare. Quindi la Costituzione è l'affermazione solenne della solidarietà umana, della solidarietà sociale, e quindi dobbiamo metterci costantemente questo combustibile per poterla far andare avanti. Quindi bisogna rendersi conto anche che ognuno di noi non è solo, ma facciamo parte di un tutt'uno, quindi bisogna contribuire, e quindi facciamo parte dell'Italia e facciamo parte del mondo. Nella Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutte le nostre sciagure, i nostri dolori e nello stesso tempo anche le nostre glorie. In realtà, se noi leggiamo questi articoli, dietro questi articoli sentiamo emergere delle voci lontane, delle voci che provengono dal passato. Se ad esempio prendiamo l'articolo 2, dove si dice l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica o sociale, oppure quando leggiamo anche l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e dunque stiamo parlando di patria italiana in mezzo alle altre patrie, beh, questa è la voce di Mazzini. Se noi poi prendiamo in considerazione invece l'articolo 8, dove si dice tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, questo è Cavour. Se poi andiamo avanti e leggiamo l'articolo 5, dove si dice la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali, in queste parole ritroviamo Cattaneo. Nell'articolo 52, dove a proposito delle forze armate si dice l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, quindi si parla di esercito di popolo, in queste parole ritroviamo Garibaldi. E ancora nell'articolo 27, dove si dice non è ammessa la pena di morte, ritroviamo senz'altro Beccaria. Quindi sono dei grandi nomi che emergono dal passato, delle grandi voci europee. Tuttavia, dietro questi articoli ci sono anche delle voci umili che emergono e sono le voci di tutti coloro che hanno versato il loro sangue per arrivare a stilare la Carta Costituzionale. Quindi voglio lasciarvi a questo punto con le parole toccanti di un grande giurista antifascista, Piero Calamandrei, parole pronunciate in un discorso dei giovani universitari nel 1955. Egli disse: dietro ad ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Ringraziamo l'avvocato Silvio Botticchio per il bellissimo intervento. Credo che non ci sia niente da aggiungere se non magari riflettere poi a casa sulle parole che ha detto. E anche se sarà difficile a questo punto intervenire giusto con quello che ha detto giusto adesso l'avvocato, però se vogliamo dare qualche consiglio a questi nuovi diciottenni, anche con il rapporto delle forze armate, perché comunque in questo momento poi diventando adulti, tra virgolette, anche per la legge cambia, sì. Buonasera a tutti, allora, sicuramente consigliere l'uso non ce ne sono, ci vuole il consenso soprattutto. 18 anni, tutti quanti noi ricordiamo i nostri 18 anni, l'unico compleanno che probabilmente tutti quanti noi voi ricorderete e voi ricordiamo forse, perché comunque sia sempre un punto d'arrivo. In realtà possiamo trattarlo come un punto di partenza. Noi fino ai 14 anni viviamo nella nostra Repubblica, viviamo comunque sia col detto che non si è in grado di intendere di volere, perché giuridicamente non si è in grado di intendere di volere. Tra i 14, i 17, 364 giorni viviamo in questa cosa qua che siamo in grado di intendere di volere, cioè nel senso che viene riconosciuto il reato, se noi commettiamo un reato ci viene riconosciuto, ma abbiamo delle attenuanti non differenti dal punto di vista poi della pena. Dopo 18 anni, signori miei, cambia pure la storia. Ai 18 anni, bene o male, si è adulti, si è in grado di intendere di volere. Non è una cosa che uno può mettere paura a nessuno, assolutamente. Però bene o male bisogna pensare prima a quello che si fa, veramente. È un po' sempre un po' la storia che la potevamo farlo anche prima. Però veramente a volte ci si trova in situazioni, io mi trovo molto spesso a combattere, tra virgolette, uso questo termine qua, nelle situazioni dove ci sono dei ragazzi che commentano delle cose, a volte sciocchezze, a volte cose un po' più gravi, sempre col se ci fossi stato attento. Ecco, stiamo attenti un pochino prima, ricordiamoci che queste cose sono cose molto, molto importanti. Dobbiamo sapere affrontare la vita, avere comunque sia dei genitori, avere comunque sia degli educatori ancora intorno a voi per chi frequenta ancora la scuola. Potete anche rivolgervi in caserma quando ci sono dei dubbi o qualche cosa. Potete rivolgere anche all'amministrazione comunale, chiunque ci sia qui, per onare, sempre comunque disponibile ad ascoltare e a cercare di dare un pochino una mano. Perciò per onare i posti per rivolgerci ci sono, per cercare di chiedere una mano, chiedere un consiglio, chiedere un aiuto. Tutto lì. Ricordateci una volta in pratica dicevano che ognuno è artefice del proprio destino. Ed è vero. Perché a seconda dei mezzi che ci vengono messi a disposizione dobbiamo saper sfruttarli al meglio
e cercare di crescere con questi, di crescere il nostro destino. Certo, non tutti quanti potremmo fare gli astronauti e i miliardari, però insomma l'importante è essere onesti, essere soddisfatti soprattutto. La soddisfazione dobbiamo trovare in quello che abbiamo, non in quello che non potremo mai avere. Perciò in bocca al lupo veramente e auguri per i vostri 50 anni. Grazie. Beh, sia la domandata che si abbiamo toccato dei temi veramente molto importanti e soprattutto Silvia ha fatto capire quanto la costruzione italiana sia tutt'oggi attualissima e proiettata al futuro. Quando ho letto la domandata di Giannaggio sulle responsabilità, spesso i 18 anni ci sono passato da un po' meno tempo di Christian, ma ci sono passato anch'io. Mi si vede come il traguardo del che bello la patente, che bello faccio quello che mi pare. Non è proprio così, perché comporta sì il fatto di avere diritto ad accedere a determinate cose che prima non si poteva accedere, come può essere la patente, ma comporta anche il fatto di avere dei doveri, di dover rispondere delle proprie azioni, come giustamente diceva il comandante. Però dovete anche pensare a questo, che comunque voi siete il futuro e tutti questi diritti e questi doveri che avete con i 18 anni vi sono stati dati grazie a dei giovani che hanno lottato e hanno perso anche la vita sacrificandola per voi, per noi, prima del 2013, nella Seconda Guerra Mondiale e non solo, a tante manifestazioni studentesche che sono state nel lungo del corso degli anni. I giovani sono la forza che può cambiare e può spingere questo paese verso il futuro. Un paese che non pensa ai giovani, che non dà possibilità ai giovani, è un paese morto. E per questo a me personalmente rattrista tantissimo vedere la disoccupazione giovanile che c'è, per citare un esempio, l'esempio più eclatante che c'è attualmente, perché non è avere dei giovani veramente fermi, delle menti fresche, eccezionali, che sono ferme ad attendere che gli si dia la possibilità. Vivere in un paese spesso che tende a chiudersi e proteggersi più che a cercare di aprirsi al nuovo. Ecco, noi nel nostro piccolo, col comune di Ossimo, cerchiamo appunto invece di aprirci il più possibile ai ragazzi e di dare a voi la voce, perché la novità, lo spirito, la voglia, l'iniziativa è più facile che venga dai ragazzi, dai giovani. Pensiamo che sono una cosa banalissima con le nuove tecnologie, è molto più facile che l'idea, l'innovazione, la cosa geniale venga da un ragazzo piuttosto che da una persona adulta su tutti questi campi nuovi, su tutte queste idee nuove. Quindi ragazzi, sta solamente a voi cambiare tutto quello che non va in questo paese, partendo dalle piccole cose arrivando a quello più grande, passo dopo passo. Citando Kennedy nel suo discorso di inaugurazione, che disse una frase che a me piace moltissimo: non chiedete cosa fa il vostro paese per voi, chiedetevi cosa voi fate per il vostro paese. Questa è la spinta che può veramente cambiare il paese, che può veramente cambiare il futuro. Come dicevano giustamente prima di me Silvia e il comandante, siamo arrivati ad attuare anche una parte della costruzione, la parte che manca. Non possiamo pensare che la faranno quelli che ci sono adesso, perché tocca a voi, la ruota cambia, la ruota gira. Quello che non è stato fatto sta ai giovani farlo. Quello che è stato fatto nel passato male, secondo voi, secondo noi, sta a voi cambiarlo. Ne avete voi la forza, voi la possibilità, e questo ce l'avete col diritto di voto e il dovere di voto, col diritto a potervi candidare, proporre e dire le vostre idee, e col dovere di dire qualcosa. Ritornando a Kennedy, non dovete aspettarvi che tutto sia sempre fatto, ma è anche giusto, soprattutto è un dovere, che voi alziate la mano e dite: perché non facciamo questo? Sta a voi. Spero che nelle vostre cose non vogliate cambiare il sindaco. No, credo che per terminare la cosa, sempre se poi avete delle domande da fare, fatele tranquillamente. Esatto. Non siamo sempre i soliti, io sono Christian, non è che solo perché sono qua dietro sono chissà cosa.
Credo che abbiamo tutti gli elementi per fare una giusta e doverosa riflessione quando torneremo a casa. E lo spirito di questo momento, ma neanche festa, di questo momento è proprio quello di responsabilizzarvi sempre di più su quello a cui siete giunti con la maggiore età. Non cambia niente rispetto a quando farete o meno 18 anni, però quantomeno venite proiettati in qualcosa di grande, in qualcosa di importante che magari vi sembra talmente lontano, ma alla fine, come diceva anche giustamente Marco, siete voi poi gli artefici del vostro futuro. E spesso e volentieri io penso a me stesso, molte volte ho dato per scontato certe cose che invece se avessi messo un po' più del mio forse avrei cambiato qualcosa, ma non dico per la società ma anche per me stesso, perché chi non fa errori, purtroppo errori li facciamo tutti, io in prima persona ne faccio tantissimi e cerco sempre con molta umiltà di cercare di non più commetterle. Vi dico la verità, non ce la faccio, però vi assicuro che la buona volontà ce la mettiamo, poi purtroppo non sempre ci si riesce, dunque è anche il nostro auguro da parte di tutta l'amministrazione è quello che di sfruttare al meglio il momento che avete nelle mani voi, e anche perché poi noi abbiamo pensato di regalarvi un libretto della Costituzione e anche la nostra bandiera italiana, che non sono solo un semplice pezzo di stoffa e delle pagine scritte, ma è la nostra carta costituzionale su cui si fonda la nostra Repubblica e il nostro tricolore che ha un significato molto importante. Qualcuno di voi sa il significato della bandiera italiana? Nessuno. Allora, sono tre colori, dove il verde rappresenta l'Italia delle montagne, il verde che abbiamo, perché comunque abbiamo molto verde, il bianco la cima delle Alpi per la neve, e il rosso, che forse è la cosa più significativa e toccante, è quello che i nostri antenati hanno versato per formare questo tricolore. Io vi assicuro che al di là del momento politico che stiamo vivendo, forse voi un po' meno, noi perché abbiamo più coscienza, quando io vedo sbeffeggiare il tricolore io mi sento offeso dentro, perché pensare che qualcuno ha lasciato la vita per questo, per la nostra unità, per la nostra Costituzione, per tutti i servizi che noi oggi, di cui oggi noi godiamo, che non vanno mai bene, ma ci sono, scuola, sanità, perché no, gli enti locali, regioni, veramente chi non onora questo tricolore a me rattrista moltissimo. Non è che mi incazzo, perché poi ognuno può pensarla come vuole e può essere del colore politico che vuole, però il rispetto verso il nostro passato ci deve essere. Dunque, come voi avete l'entusiasmo della gioventù e del vostro futuro di cui voi siete protagonisti, bisogna senz'altro avere rispetto di quello che è stato il passato e di quello che del sangue che hanno versato molte persone. Ultima cosa, la settimana scorsa a Prato Lungo, sapete dov'è? Dove c'è la Marta Buccione, guarda, scendendo dal Monte Altissimo per chi scia, sulla sinistra c'è un prato lungo, un'enorme piazza, dove sono stati arrestati 5 o 6 partigiani e domenica del lì. E purtroppo poi uccisi, fucilati in piazza, prima bastonati e poi fucilati in piazza. E domenica abbiamo fatto la commemorazione di queste 5 persone. E ho sentito dire da qualcuno che conosco e dice: ma cosa sei andato a scoffare? È vero che erano 5 persone rispetto alle migliaia di morti che si sentono tutti i giorni,
ma queste 5 persone qua hanno versato il sangue per difendere la nostra patria, i nostri valori e il nostro futuro. Quindi ecco, è con questo piccolo ricordo che vi voglio lasciare, vi vogliamo lasciare, di pensare con molto rispetto, essere protagonisti sì, ma molto rispetto per questo tricolore che è il fondamento della nostra Repubblica e di ciò che rappresenta per noi l'Italia. Basta. Siamo stati anche abbastanza veloci. Se magari i ragazzi stessi volete dire qualcosa, fare qualche domanda, vi sentite un po' imbarazzati. Avete paura alla propaganda. Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Sembra che abbia fatto due volte in testa qui oggi. C'è qualcosa che vi piacerebbe che il vostro paese possa fare per i giovani? O qualcosa dove potrebbe far meglio? Che facciamo così, quando vi viene in mente scrivete una mail, andate sul sito istituzionale del comune, avete l'accesso diretto, ce la mandate, che quanto viene una risposta, allora risolvere il problema non lo so, però una risposta ce la mandiamo. Allora, se volete accomodarvi, che vi diamo chiedo alla sintesi e poi consiglio a chi vuole bene.